Angela Merkel riconosce la sconfitta nelle elezioni di domenica nella città regione di Berlino. La CDU della cancelliera tedesca ha perso 5,7 punti rispetto alle consultazioni precedenti. A pesare sul risultato delle urne la politica sui migranti. Merkel ha garantito che un afflusso di profughi simile a quello registrato in Germania nel 2015 non si ripeterà. Poi è tornata sullo slogan scelto proprio a proposito dell'accoglienza ai migranti. La frase possiamo farcela fa parte del mio lavoro politico, è un modo di dire che indica una posizione ed è un obiettivo. Questa espressione quotidiana è stata spesso male interpretata e le sono stati dati significati reconditi al punto che ora sono poco incline a ripeterla. So viel, dass ich ihn inzwischen am liebsten kaum noch wiederholen mag. Ma il responso delle urne forse è più clamoroso è l'avanzata di Alternative für Deutschland, che ha ottenuto il 14,2% delle preferenze. Il partito populista e xenofobo ora è presente in 10 su 16 parlamenti regionali della Germania. Il fatto che AfD esiste è sintomo del fallimento dei partiti tradizionali che hanno perso le capacità e le competenze per risolvere i problemi. Dalla sua nascita 3 anni fa, Alternativa per la Germania è cresciuta in modo esponenziale. La formazione politica sembra stia riuscendo a infrangere il tabù del dopoguerra e imporre una politica di destra che spesso flirta con le tesi dell'estrema destra. Per loro ora l'obiettivo è imporsi nelle elezioni politiche in programma il prossimo anno. Per Berlino intanto si prospetta un governo di coalizione di centrosinistra.